ragazzi, io sono Maglocraft ed oggi siamo qui nel settimo episodio del mio Let's Play moddato. Settimo episodio, siamo già al settimo episodio. Questa serie mi sta piacendo tantissimo, non avete idea di quanto mi sta piacendo questo mondo. Proprio è uno dei mondi che mi sta piacendo di più giocare a Minecraft. Allora, questa siamo più o meno alle 2 di pomeriggio dell'episodio ieri. L'episodio di ieri sera l'ho registrato ieri sera, insomma quello, il sesto l'ho registrato ieri sera. E poi questa notte ho lasciato il computer acceso a caricare il quarto episodio, perché voi siete ancora al quarto, mentre io registro il settimo. Però, yes, magia della pre-registrazione. E... cosa sto facendo? Dobbiamo fare così. Perfetto. E appunto, come stavo lì, come volevo dirvi, che però poi mi sono bloccato, e ho lasciato il computer acceso tutta la notte, mi sono messo in un buco qui a FK, forse c'ho ancora il buco. Tipo qui intorno, no, vabbè. Mi sono messo in un buco e ho lasciato tutto il mana prodursi stanotte. Tenete conto che non ho... A parte che qua il living wood ha finito tutto, siamo a 4 stack, e quindi non ce ne servirà mai di più di 4 stack se non vogliamo costruirci qualcosa. E a parte che il blocco di carbone che avevo lasciato ieri nell'episodio, insomma, è finito subito. Insomma, non ho fatto un sistema per gettarne uno ogni notte, perché non posso appunto metterne giù così, perché non li prenderà tutti insieme. Mi prenderà solo uno alla volta. E quindi GG, insomma. Il resto hanno fatto questi 6 misery day bloom. E neanche tutto il tempo, perché metà del tempo è stata notte. E guardate quanto... questo mana spider è pieno. Quindi GG. E questo è pieno. GG. GG. Cioè non è pieno, ma comunque abbiamo un sacco di mana qui. E quindi penso che possiamo fare così. E guardate quanto mana ha usato proprio. Adesso siamo ricchi di mana. Siamo ricchi. Quindi possiamo craftare... il nostro Sojourner Sash. E poi voglio craftare anche un'altra cosa in questo episodio, perché in questo episodio ci concentreremo su Botania, perché mi piace tantissimo questo mod. Block of Coal, Coal Stone e Mushroom. Allora, Stone ne prendiamo una, prima che finisca. E non so se abbiamo un Mushroom, devo andare a vedere. No, sembra di no. Vediamo se possiamo craftare in qualche modo, se no andrò a cercarli sottoterra. Mushroom. No, sembra di no. E allora dovrò andare a cercare il sottoterra. In più dovrò andare a cercare delle mucche, perché no, se non sbaglio, il leather possiamo craftarlo. Yes, però ci servirà l'alchemy catalyst. Ok, facciamo questo velocementissimamente. Quindi ci serviranno 2 blaze rod. Le abbiamo? No. Ovviamente, ma che domande. Abbiamo del... sì, le abbiamo. Shh, silenzio. E quindi creiamo 2 brewing stands. Ah, ecco cosa abbiamo. Perché qualcosa non dobbiamo avere. Ci manca un ender pearl, ragazzi. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per le ender pearl. E prima o poi lo faremo. Non penso che si possano... una gastiera... però ci servono appunto le... sì. No, non c'è un modo buono per craftare le ender pearl. Ok, sembra che dovrò prendere un po' di cose a FK. F-camera... quindi intanto vado a prendere le blaze. Perché sono nel nether? Come servono le blaze? Vabbè, allora intanto facciamo delle altre cose. Ah, vado a prendere i funghi. Togli questo fumo. Allora, andiamo a prendere i funghi. Quindi andiamo qui in caverna. Da qualche parte li troverò. E... sì. Che altro dire? Niente. Questo episodio, progresso botanioso. Quindi, prima possibile, meglio è. Ecco, insomma. Be right back. Ok ragazzi, ero qui nella ravine, nella miniera dell'altra volta, insomma, per... oh, SSberry. Per vedere se c'erano dei funghi, però a quanto pare non ho fortuna. Quindi mi è appena venuto in mente che i funghi spawnano nel nether e tu invece non spawni qui, perché l'ho deciso io. Ma sto cazzo. Devo upgradare questa spada, perché adesso fa 9 cuori e mezzo e la maggior parte dei mob hanno 10 cuori. Merda. Tra il resto, già che siamo qua, prima di andare a prendere le nostre robe che tanto non rispondono, vorrei creare un paio di Night Shade. Questi cosi qui. E quindi 2 black, un purple e un grey. 2 black, un purple e un grey. Grey. Perfetto. 2 black, un purple e un grey. Boom. Quindi possiamo craftare uno solo perché non ho il secchio. Però questo è come un day bloom, però produce solo di notte, quindi sì, avremo produzione anche di notte.
Allora, vado a prendere la mia roba, vado nel Nether per cercare un fungo, perché mi è venuto in mente che spawnano anche nel Nether. E non me lo ricordavo. E I'll be right back. Cioè, guardate in che posto è spawnata la tomba. Boh, vabbè. Let's go! Wow! La massività delle cose. E non ho abbastanza cose perché devo mettermi lo zainetto. E beh, intanto metto tutto a caso nello zainetto, poi metterò a posto perché non voglio che sta cosa dispone, una paura matta. E quindi intanto metto proprio cose a caso. E poi quando sono a casa mi organizzo l'inventario. Per adesso l'unica cosa che voglio è uscire da questo posto. Quindi non è da questa parte che si esce, ma è da questa parte qua. Oh, ce la posso fare. E wish, wish, wish. Faccio vedere la strada per uscire da queste miniere. Penso di saperla. Quindi di qui, di qui, di qui, di qui, penso qui sotto, sì. No, mi sono perso. Ah, no, 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 ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. E qui è la nostra scalinata iniziale. Tra il resto è notte, quindi ci sentiamo a casa quando sono riuscito a dormire. No, non dormirò adesso perché voglio andare a caccia di Enderman. Quindi mi metterò qua sull'inventario e ci sentiamo subito. C'è un Enderman! Andiamo a fargli il culo. Dove sei? Dimmi che non sei sotto. Oh, ciao. No, dai. Cosa sei tu? Mi hai dato un Enderpearl. No. Mi hai dato un Enderpearl? Non mi hai dato un Enderpearl. Bastardo. Ce n'è un altro lì. Forse è quasi meglio. E trasformarci in Blade. Così possiamo anche volare proprio a caso. Enderman. Sei qui, non ti vedo. Sono un blaze, non posso stare in acqua. Giusto. E allora, un Enderman. Vediamo. Enderman, qua me ne segna un armored Enderman. È qui sopra? Eccolo. What? Che Enderman era? Era un armored Enderman, in effetti. E abbiamo un piccone. Perché, sì, abbiamo un piccone. Ho idea che mi servirà. E let's go, take our stuff back. Il death point li segna malissimo. Per esempio, questo lo segna qui. Anche se in realtà sono morto qui sopra. Tu, Enderman, non farmi del male. Ti prego. Non posso prendere tutto. Vaffanculo. Fatti i cazzi tuoi. E la spada. Assolutamente la spada sull'uno. Bene. E gli stivaletti, lo zainetto. Oddio, despawna tutto. Ah! So che ci mettono 5 minuti le cose a respawnare, ma non si sa mai. Perché ho il lo. What the fuck? Tutto dentro a caso. Poi lo metterò in ordine di nuovo, ma mi basta avere la spada. E ho preso tutto? Sì. Allora. Tu mi fai paura. A parte che, scusate un momento, ma quando si ha un blaze e si hanno le particelle attivate. Dove sei? Ragazzi, bisogna stare attenti con questi. Wow. Ma quanta vita hai? Oh. E lo scrive anche in chat. Ender Pearl. Nice. Ok, adesso posso dormire. E rimettermi a posto la roba e ci sentiamo tra un po'. Del resto con l'Enderman mi ha dato una Uncommon Treasure Bag, quindi la apriamo, Gold Coin e un Ender Pearl e uno smeraldo e una Potion of Wither che possiamo buttare via. Ehi, GG. Che possiamo buttare via, ho detto. E dell'armatura tarocche che possiamo metterci sopra e dei Gold Coin. Perfect, siamo tornati qui e possiamo trasformare questa Ender Pearl in una super Ender Pearl, boom. Poi prendere 14 pezzi, 14, vabbè, 1, 2, 3, 4, 5, 4, però va bene, abbiamo preso uno in più perché noi siamo pro. E li mettiamo così, boom, 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 così, così e così. E abbiamo creato il nostro Alchemy Catalyst. Lo possiamo piazzare sotto questa mana pool. Boom. E
Perfect. E adesso questa manapool ha delle proprietà trasformative di cose. E possiamo trasformare una Ghast Tear in due Enderpearl, che è una delle principali cose. No, la pozione non la voglio, e non voglio neanche voi, e non voglio neanche voi. Neanche te. Ah, ecco, oppure posso trasformare la Rotten Flesh in Leather, che è l'altra seconda cosa principale per cui l'ho fatto, quindi vedete? Boom! Vabbè, sì. Boom! Leather! Cowtipper! E abbiamo un sacco di mana ancora. E quindi possiamo andare a prendere il nostro fungo che ci mancava nel Nether. E quindi Blade. E vado a prendere il nostro fungo che ci mancava. Credo che ne serva uno. E di quelli pro, insomma, di quelli marroni. E fatemi vedere, uno of Earth. Mi serve uno di quelli marroni. E poi per la uno of Air mi serve string. Ok, questo non ha nessun problema. Ok, perfetto, vi tengo aggiornati sulla situazione. Ovviamente ci sono solo funghi rossi, ma GG, insomma, io ne proverò comunque a prendere un paio perché magari servono. E poi cercherò quelli marroni. Abbiamo un Toadstool, inutile, mi sembrava un fungo marrone. Ah, ovviamente ci sarà tutto fuorché quelli marroni. E quando cercherò quelli rossi, ci saranno tutto fuorché quelli rossi. Troverò i marroni di 10.000 tipi e Feel That Lag. Oh mio Dio. Allaggatissimo un attimo fa. Oh, guarda quanti funghi marroni. Adesso sto dubitando che nel Nether si possano trovare quelli marroni giù. Oh, yes, thank you, bitch, please, motherfucker. Funghi for everyone. Funghi, 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 funghi. Ok, penso che ne abbiamo abbastanza. Oh, un altro. E quelli rossi li tengo perché ce li ho vicini allo spawn alla fine. Prendiamoli tutti questi qua marroni però. 8, oh, e possiamo crearci un sacco di rune. 9 sarebbe ottimale. Non ce n'è un altro. Peccato. Ah, sì, c'era un altro. 9, perfetto. E ok, ci vediamo nell'overworld quando posso craftare le nostre rune. Rune! Tra l'altro, già che sono qui, volevo controllare la situazione della nostra pompa. Che pompa? Queste liane non c'erano l'ultima volta che ho messo la pompa? Quando siete cresciute voi? LOL? E qui c'è tipo un fungo gigante. Wow, questo posto è cambiatissimo dall'ultima volta. Forse non le ho solo viste io, ma dopo vado a vedere nel video, ma queste liane non c'erano. E ad ogni modo, posso andare nella lava, però sì. Andiamo a vedere a che punto siamo arrivati a pompare. Vedete qua, vediamo dei cambiamenti di lava, di livello. Quindi qui abbiamo pompato su tutta questa lava. Yes, tutta questa lava è sparita. E penso che va avanti. No, probabilmente abbiamo pompato agli estremi del lago, che è enorme tra il resto. Ho scelto un lago di lava gigante. Qui c'è dell'arbitra. E vediamo. Wow, questo coso è enorme. Wow, non finirà mai. Tanto anche quando finirà, nel remoto caso che potesse. Guardate che roba! Nel remoto caso che questo lago di lava potesse finire, e ho un piano per crearci un mondo che è infinitamente lava, proprio è solo lava. E quindi, sì, non c'è problema assolutamente. Sono slime block? No, sono gling green glow shroom. Glitter shroom, sei tu? Ok ragazzi, penso di avere tutto che quello che mi serve per craftare il nostro Sojourner Sash. Allora, per prima cosa ci servono due di questi. Ne ho portato uno in meno, ma amen. E poi possiamo craftare le nostre rune. Allora, vediamo. Prima craftiamo quella dell'aria, quindi ci serviranno questi tre oggetti, quindi carpet, string, feather. E poi tre mana steel, 1, 2, 3. E questo comincerà a sparare, sputare. E ci servirà della Living Rock. Perfetto, vediamo quanto mana sta utilizzando. Ok, pochissimo, ero convinto che ne avrebbe utilizzato di più. Va bene così. Probabilmente anche perché questo mana spider era pieno, quindi non sta utilizzando mana della pool. E quando il nostro mana spider era finito, possiamo gettare un pezzo di Living Rock nel BAM! Room of Air, Lilium Dolls. E poi possiamo mettere altri 3 di mana steel. E cos'era? Era un fungo marrone. Quindi bam, un blocco di carbone e una stone. Nope, ho sbagliato qualcosa. Ah, devo cliccare. Dimenticavo qualcosa. E tra il resto qui ho fatto anche un letto, quindi possiamo anche dormire mentre le nostre rune si stanno craftando. Vediamo se è già notte. Sì, è già notte. Use unique altar to create a room. Bitch, please. Ok. Vediamo tra il resto gli achievement della botania che mi ispirano gli achievement. Mi sono sempre piaciuti gli achievement. Il prossimo cos'è?
Craftaffare Rod of the Lands, potrei farlo. Mana Blaster, questo assolutamente. Un mana tablet devi farmi. E poi sì, buonanotte. Ok. E vediamo quanto manca. Ok, sembra che abbia finito. E bam! Un of Earth. Poi ci servirà una ladder in più, quindi andiamo a prenderla super velocemente. Non so perché entro sempre da questa porta, se ho anche questa, però vabbè. E una ladder in più, perfetto, ce l'ho già. Non so neanche che faccio la trasmutazione. Tra l'altro ho notato che questa Trodden Dirt ti fa andare più veloce, quindi lol. E ok, e possiamo andare qui. Craftare così, così. Così e così, se non sbaglio. Soyoner Sash! GG ragazzi, allora vediamo. Con B apriamo, non con B, ma così e così apriamo l'inventario delle bubbles. Possiamo mettere la nostra bubble qui. E sbam, guardate quanto corriamo veloci adesso. E poi possiamo toglierci questi stivaletti assurdi e saliamo comunque un blocco. Fush. E saltiamo anche più alto. Oh, GG ragazzi, non sapete quanto ho voluto questo sash. E forse non prendiamo, no, prendiamo ancora danno, però possiamo manage, possiamo togliere questa cosa facilmente. Allora, abbiamo, no. E la prossima cosa che voglio creare probabilmente sono 8, o comunque almeno un poche, Thermalilies. Queste qui, questi simpatici fiori. Questo è Rune of Fire e Rune of Earth. Rune of Fire, forse ci vuole un po' troppo mana. No, 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 ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Quindi Rune of Fire, sono Mana Steel, Netherworld, Gunpowder, Netherbrick. Quindi mi sa che devo fare un giretto nel Nether, perché non penso di avere dei Netherbrick. Ma no, non serve che faccio un giretto nel Nether. Non ho Netherworld, scusate. Netherbrick, posso semplicemente prendermi uno stack di questi e cuocerli. Per ogni evenienza, quindi Digger's Backpack, sono probabilmente qui dentro. Ne ho preso una sola, per sbaglio, però vabbè. E possiamo metterlo qui dentro e cuociamone uno. Poi i nostri stivaletti possiamo appenderli al chiodo. Non penso che si possano prendere qui. Eh no, esatto. Quindi metteremo qui dentro. Si fottono. E yes, possiamo appoggiare i funghi. Perfetto. Non penso che ci sia altro da fare. Vado a prendere un po' di Netherworld. E ci risentiamo qui quando posso craftare. Il nostro, non mi ricordo più cosa dovevo craftare, ma servivano le Netherworld. Ah, e le nostre Thermalilies, che sono dei fiori fantastici perché generano un sacco di mana da una cosa che abbiamo pochissima. Generano mana dalla lava, ragazzi. Dalla lava. Yes! Sono così contento. Possiamo costruire un sistema tutto automatizzato e non so se lo faremo. Penso che lo faremo a metà in questo episodio e a metà nel prossimo. E poi ci dedicheremo ad automatizzare qualcosa con Botenia. Fuck yeah! Tanti bellissimi piani. Netherworld, ho perso 10 miliardi di milioni di decimi per trovare queste qua cose, perché vi assicuro, siccome sono senza torce mi sono dimenticato di prenderne. Questo posto è tipo così scuro che mi... Madonna! Direi Jack. Whoops, non volevo esattamente fare quello. Esattamente. È un po' noioso questo tenetto, però adesso lo bloccherò perché si prende tutto il mana, sì. Lol. E bam, Rune of Fire. Ed eccola qua la nostra prima Thermalilly. Se ho fatto tutto giusto, yes, nice, Thermalilly. E dovremmo poterne fare un'altra con quello che ho preparato. E boom, yes, nice, Thermalillies. Queste le metteremo qui. In un posto che il malasfera. Penso che toglierò questi due fiori. Li metterò qui e qui. E questi due dei blu mi metterò tipo. No, non qui. Qui e qui. Non qui, ma qui. Allora, cosa fanno questi simpatici fiorellini? E usano la lava, come avrete già capito. Infatti non li voglio qui. Ok, state a guardare. Per intanto li ho messi qui. E adesso si è piazzato un coso di lava. Loro se lo mangeranno. Mi hai distrutto il datarma lì. Mi ha distrutto la Thermalilly. Ma guarda te che bastardo. Tu teoricamente avresti dovuto usare quella lava. Ecco, vedi, adesso l'ha usata. E ha preso un sacco di corrente. Insomma, non so perché se ne è distrutta una, ma dai. Che bug. Ma che se in realtà non è un bug, è una minchiata che ho fatto io, però.
bug. E poi possiamo fare uno spread e metterlo qui, la nostra termalilli. Puntarlo, sì, vabbè, giustissimo. Puntarlo verso la nostra mana pool. E perfetto. Tu dovresti star sparando tutto il tuo mana in questo mana spreader. Giusto? No. Perfetto. This is what I wanted to see. Quindi spacchiamo questo spreader. Mettiamolo così. Quindi tu adesso dovresti avere tutto lo spread, tutta la. E poi. Così. Perché tu non gli stai sparando il mana nel mana spreader? Questa è la mia domanda, Termalilli cara. Non ti piace? Metto qui se vuoi. Non c'è problema. Qui così. Ma così è storto. Così ti posso anche capire. Guardate che bello, sta fumando. Allora la metto qui. Sei contento? Poi metto in bind mode. E bind questo a questo. Ma tu dovresti dargli lo stesso mana pool, capisci? Dovresti dargli corrente. Mana, dovresti dargli mana, proprio darglielo, presente? Ma se io ti mettessi, fammi con curiosità, se ti mettessi una mana pool qui? No, qui? No, non ti piace? Ma se io facessi così e poi qui tu a lui. Ci sto capendo niente. Vabbè, non so perché questa. Oh, sta funzionando. Ha funzionato. Proprio così a caso. Però, cioè, adesso questo mana io ce l'ho qui. E lo volevo lì. Vabbè, questo posso buttarlo via. La Termalilli non funziona. GG. Abbiamo fatto una cosa inutile. E un'altra cosa che voglio fare prima della fine dell'episodio. Voglio crearmi un mana tablet. Questo qui. Un render per un diamante. Direi che andiamo per il diamante. Perché ne abbiamo molti di più, tipo. E palini. E poi tra episodi, quindi fra un po', io crafterò 8 Termalilli in totale. E cosa stavo cercando? Non mi ricordo più. GG. Diamante. Tra episodi e io, appunto, come detto, crafterò altre termalilli e le metterò in un sistema più o meno automatico che ci permetterà di generare mana sempre. Ehi, la Madonna. Oh, Morphy. Sempre e comunque. E GG. Volevo craftare un mana diamond. Bam. Poi mi serviranno 8 mana rock, qui, questa qua. Avete capito tutto, insomma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ovviamente ne avevo già uno nell'inventario, ne ho 9, no, perché di solito succede sempre così. E bam, mana tablet. E questo strumento è uno strumento molto carino che ci terremo sempre nell'inventario e ci ricaricherà col mana gli oggetti che noi abbiamo nell'inventario. E questa stone non dovrebbe stare qui, ma qui. Lo sai, vero? Spam! Adoro questa cosa. Comunque, GG, cosa possiamo fare per riempire l'ultimo tempo dell'episodio? Potremmo fare un Ring of Magnetization. Perché no? Ok, easy enough. Oh, è facilissimo. Ci serve solo del vetro e del. Ok. What is happened? Oh, ok, avete appena visto Windows non rispondere. LOL, mi è crashato Minecraft. Silenzio, non lo sa nessuno. E comunque noi possiamo creare adesso una mana lens. Ci serve del vetro. Creiamo del vetroroot. Boom. Possiamo fare così e così. Abbiamo una mana lens. Poi possiamo mettergli del oro e del ferro. E diventerà una magnetization lens. E poi possiamo fare così e così e così. E otterremo un ring of magnetization. Nice. Possiamo metterci questa bubble nello slot degli anelli, quindi qui. E questo è un magnete, quindi se noi adesso riusciamo a uscire dalla porta e spaccheremo questa torcia, ci verrà automaticamente, magicamente nell'inventario. Se attiviamo le particelle, vedremo anche delle stupende particelle. Wow, GG. E
Questa cosa, ragazzi, mi sa che concluderà l'episodio di oggi, quindi io spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ricordate di lasciare un mi piace, scrivermi se la serie vi sta piacendo, cosa vi sta piacendo di più di questa serie, e io appunto, come già detto, tre episodi, Ender Plant Seeds, tre episodi crafterò più Thermalillis, faremo un sistema automatico che ci permetterà di Thermalillarci. Cosa cazzo ho detto? Faremo un sistema che ci permetterà di creare del mana automaticamente dalla nostra riserva di lava che abbiamo lì sotto con 8 Thermalillis, quindi tutti questi andranno a fancuore. Ma per intanto per questo episodio è tutto, io vi ringrazio per la visione, vi rimando ai prossimi video che caricherò e... Wish 360 motherfucker. Ciao ragazzi, tra il resto guardate, vedete che il Sojourner Sash lo vediamo lì proprio sulla nostra cosa, quindi se io lo tolgo, Bubbles, vedete che si toglie anche quel coso? E penso che se noi ci togliamo i nostri guanti tinkerosi possiamo vederci anche l'anello, giusto? Nope, forse nope. Fatemi vedere. No, forse l'anello no. E ciao ragazzi.